Bella a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, io sono Kingslave Corporation e oggi, signori, direi di parlare un po' delle news settimanali che sono uscite poc'anzi, ieri, l'altro ieri, eccetera eccetera. Però prima vi ricordo di seguirmi su Instagram, su YouTube e su Twitch come Kingslave Corporation, nuova pagina Instagram, Kingslave18, che è la mia pagina ufficiale. Dopodiché, se volete gameplay di walkthrough di Horizon Forbidden West, Ratchet & Clank Rift Apart e God of War Ragnarok, vi basta semplicemente seguire tutti i link in descrizione e questo è il link se volete supportare la corporazione. Detto questo, signori, iniziamo. Allora, signori, le news di questa settimana sono abbastanza importanti. Io parlerei dalle cose leggere e poi passiamo alle cose quelle più sostanziose, ok? Allora, devo leggerle perché sennò mi scordo. In poche parole, la prima news, quella più normale, diciamo che Spider-Man No Way Home supera gli incassi di Avatar, arrivando al terzo posto come miglior film di incassi della storia del cinema. In poche parole, Spider-Man No Way Home supera Avatar di qualche milioncino di dollari. E in poche parole supera, quindi Avatar arriva direttamente al quarto posto, mentre Spider-Man No Way Home arriva al terzo posto. Quindi nelle posizioni della storia dei film ci sono due film Marvel. Io direi buonissimo, va bene. Poi, passando a un'altra roba più leggera, è stata costruita una statua celebrativa di Aloy, quindi la protagonista di Horizon Zero Dawn, ma anche di Forbidden West, mi raccomando, che esce oggi, tra l'altro. Oggi esce Horizon Forbidden West a Firenze. Quindi, come potete vedere qui dalle immagini, questa è la statua ufficiale di Aloy, che non verrà per sempre, rimane lì, non rimane lì per sempre, ma è momentaneo, dopodiché verrà spostata. E se volete andarlo a vedere, ragazzi, se siete di Firenze, andatelo a vedere perché sembra abbastanza interessante come statua. Tra l'altro è la prima statua videoludica, come si pare, nel mondo. No, nel mondo no, però in Italia sì. E tra l'altro da tutti i protagonisti di tutti i videogiochi a voi, va bene. Secondo me era per celebrare il femminismo, cioè proprio la roba da femmine, quindi ci sta, ci sta. In più, in PlayStation Australia hanno fatto vedere un filmato che sarebbe l'intro di presentazione del film Uncharted, che era uscito ieri, 17 febbraio. In poche parole, questo filmato si chiama, potete cercarlo anche su YouTube, PlayStation Australia, si chiama PlayStation Production ed è bellissimo, ragazzi. E si può notare che oltre a Uncharted c'è Aloy, c'è Kratos, c'è Ghost of Tsushima, scusate, ho detto sushi, vabbè. Ragazzi, secondo me è un'ottima cosa che hanno fatto, perché può darsi che in futuro faranno film di God of War, film di Horizon, molte cose abbastanza interessanti, direi. Ragazzi, partiamo dalla quella media, ok? Poi partiamo da quella che mi piace a me, sicuramente. Allora, in Doctor Strange 2 è confermata la presenza di Captain Carter, non solo dallo scudo, ma perché con un post Disney Plus Italia ha scritto che, in poche parole, ma notate che Captain Marvel ha lo stesso scudo della copertina di Doctor Strange 2? Mi sembra una follia. Quindi hanno confermato, oltre a promozionare gli episodi di What If, hanno confermato che ci sarà Captain Carter. E inoltre c'è stata un'intervista l'altro ieri o ieri, non mi ricordo, che Ryan Reynolds non sarà nel film. Ma come lo dice, sembra una cazzata. Voi sapete com'è l'attore, che è un gran cazzaro, fa il ruolo, scherza sempre. Quindi
Raga, perdete con le pinze, ma ci sarà Deadpool nel film, perché se lui dice I'm not in the movie, e tipo sta per scoppiare a ridere, non gli credo, sarà nel film, basta. Allora, scusate. Poi abbiamo le news più importanti, ok? Quelle più cicciose, che saranno le ultime tra l'altro, ovvero Stranger Things stagione 4. Ok? Allora, fatemi aprire un attimo Telegram, così almeno vi faccio vedere tutte le info. Le info. Ok, allora. Partiamo dalla prima immagine. Ogni ora è partita un'immagine riguardante i canali di Stranger Things TV, ok? Io ovviamente sono andato a prendere sul canale di Stranger Things Italia, quindi sono tradotte. Iniziamo con la prima foto che state vedendo. 001 Russia. Riunire la band. Ogni fine ha un inizio. Da notare che quello a destra è sconosciuto, invece quello in mezzo è Hopper con Joyce di fianco. Infatti, Joyce e Hopper stanno insieme. Poi, numero 2. 002 Il laboratorio. Ogni storia inizia da qualche parte. E abbiamo 11 nel laboratorio. Poi 003 Krill House. Poi 004 California. Tieniti i mozziconi, brociacios. Qui abbiamo il nostro caro Mike. Abbiamo il nostro caro. Oh, vabbè, raga, non mi ricordo. Porca Eva, ma perché non mi ricordo? Oh, Mike. Vabbè, chiamavano Snapchat. E poi abbiamo questi due che non li conosciamo. Ma credo che questo sia. Alcuni sono personaggi nuovi. Non lo so. E poi abbiamo la figura interessante. Stranger Things 4 arriverà in due parti. Il volume 1 sarà presentato in anteprima il 27 maggio. Il volume 2 uscirà il 1 luglio. Allora, che vuol dire questo, ragazzi? Tra l'altro è bellissima l'immagine, che sono tutti uniti, fighissimo. Ma tra l'altro, in poche parole, Stranger Things verrà diviso in due parti. La prima parte, che sarebbe quella più noiosa, secondo me, assicuro al 100%, uscirà il 27 maggio. Quindi ci saranno 3-4 episodi massimo, perché in episodio sono 9, e questo a prescindere. Poi, dopodiché, secondo me 3 episodi. Poi il volume 2, che ci saranno altri 5 episodi, 6 episodi, o 5, dipende da quanto fanno, uscirà il 1 luglio. Non solo, c'è anche una lettera che vi farò mostrare, e non solo che vi leggerò, che vabbè, vi farò leggere. Cari amici, care amiche e amici nerd, siete sintonizzati? Non ci sentiamo da un pezzo. Con 9 copioni, più di 800 pagine, quasi 2 anni di riprese, migliaia di effetti visivi e una durata pressoché raddoppiata, Stranger Things 4 per noi è stata la stagione più impegnativa, ma anche quella che ci ha dato più soddisfazione. Siamo tutti incredibilmente orgogliosi che il risultato non... del risultato e non vediamo l'ora di condividerlo con voi. Considerata la lunghezza, abbiamo deciso di lanciare la stagione 4 in due volumi, per presentarvela nel più breve tempo possibile. Il volume 1 esordirà il 27 maggio, mentre il volume 2 è disponibile 5 settimane dopo il 1 luglio. E va bene. Quindi questa è la buona notizia. La nuova stagione è in arrivo ed è la più grandiosa di sempre. Ma segna anche l'inizio della fine. 7 anni fa avevamo immaginato l'intero arco narrativo di Stranger Things e previsto una durata di 4 o 5 stagioni. Poi ci siamo resi conto che 4 sarebbero state troppo poche. Ma vedrete anche voi che ci stiamo avvicinando sempre più al finale. Infatti la quarta stagione sarà la penultima e la quinta l'ultima. Mi dispiace per questo. Ci sono ancora tante storie avvincenti da raccontare legate al mondo di Stranger Things, nuovi misteri, nuove avventure e nuovi eroi inaspettati. Ma prima ci auguriamo che vogliate rimanere con noi per scoprire come finisce il racconto di una ragazza speciale di nome 11 e dei suoi coraggiosi amici, di un capo della polizia in difficoltà e di una madre inarrestabile, di una cittadina di nome Hawkins e di una dimensione parallela nota come il sottosopra. Come sempre vi ringraziamo per la pazienza e il sostegno. Alla prossima, Matt e Ross.
Allora, questa, quello che vedete adesso, è la pubblicazione di Netflix. È il motivo per cui la stagione 4 è così piena di nuove location, nuovi personaggi e la più grande minaccia è perché questi episodi costituiscono l'atto finale dello show. Sì, la quinta stagione sarà l'epica conclusione di questa storia ed è così che i creatori l'hanno sempre immaginata. Mi viene un po' da piangere, sinceramente, però è normale questa cosa. Poi, dopodiché, l'aggiornamento importante, Stranger Things 4 durerà il doppio di Stranger Things 3, ok? Allora, queste sono le news finite, però vi devo parlare di Stranger Things a mio parere. Stranger Things per me è stato una serie TV che mi ha, come dire, liberato dall'immaginazione, perché in quel periodo non avevo niente da vedere. Immaginatemi nel 2016 un quindicenne che non ha un cazzo da fare, va solo a scuola. Gioca ai videogiochi, eccetera, eccetera, e non ha niente da vedere se non i film, quelli della Marvel, ma i videogiochi a parte. Quindi mi sono avvicinato al mondo della serie TV. Vabbè, Dragon Ball non vale come serie TV, purtroppo. È un anime. Dicevo, Stranger Things, il primo episodio non mi era piaciuto perché forse era un po' noioso, eccetera, eccetera. Poi col tempo mi sono avvicinato, a parte la bellezza di Millie Bobby Brown, che oltre ad essere bella è bravissima come attrice, sa piangere a comando. Io so che si può piangere a comando, quindi credo che lei ha delle doti spettacolari, come anche Hopper. Come anche altri personaggi, eccetera. Io so che purtroppo in questa stagione qualcuno di importante morirà. Non so chi, io spero di scoprirlo più tardi possibile. Ma se dovrebbe morire Mike di... Allora, zoom sulla mia faccia. Zoom sulla mia faccia, di più, vai, di più ancora. Se dovesse morire Mike, la ragazza di 11, io smetto di guardare la serie. L'ho detto, eh? L'ho detto, l'ho detto, l'ho detto perché questa è una coppia. È una coppia. Ovviamente nel mondo di Stranger Things, perché nella vita reale si odiano, non lo so. No, ovviamente scherzosamente. Ma sta cuffia che vuole fare oggi? Non pare cazzo. Dicevo, se fanno morire Mike, io smetto di seguire. Capito, no? La quinta stagione non la vedrò, va bene, non la vedrò. Che poi sarebbe bello che Mike morisse nell'ultima stagione. Non lo so. Vabbè. Comunque, nel mondo delle serie TV mi sono molto avvicinato, da cui mi sono avvicinato anche a Squid Game, mi sono avvicinato anche a Limitless, che è una serie TV bellissima che me lo sto guardando adesso. Per la settima volta, più che altro, e tutte le serie TV che mi sono piaciute le ho viste. Quindi, tranne le sitcom, perché le sitcom sono un po'. Però, vabbè, sono gusti, in fondo. Vabbè, questo Stranger Things 4 mi piacerà sicuramente. Uscirà un po' più tardi, però, troppo tardi, secondo me. Vabbè, tanto che abbiamo tutto un susseguirsi di film e serie TV, tra cui la serie TV di Moon Knight che esce il 3 marzo. Poi abbiamo ad aprile qualcosa, non mi ricordo. Poi a maggio c'è Doctor Strange. E poi a maggio c'è Stranger Things. Troppa roba, troppa roba. Vabbè ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto. Io vi ricordo di seguirmi su Instagram, su YouTube e su Twitch come Kingslave Corporation, nuova pagina Instagram, Kingslave18, che è la mia pagina ufficiale. Dopodiché, se volete vedere i quattro di Horizon Forbidden West, approfittatevene, approfittatevene. Ratchet & Clank Rift Apart e God of War Ragnarok, vi basta semplicemente seguire tutti i link in descrizione. Ah, ovviamente questo è il link se volete supportare la corporazione. Ragazzi, vi saluto, ci vediamo alla prossima. Ciao!